Emergenza climatica, malattie ambientali, diseguaglianze sociali, pandemie, siccità. Cambiare, prevenire, osare. Verdi Ambiente e Società, insieme a Teleambiente, presentano Quo Vadis. Informeremo, parleremo, discuteremo e vi incalzeremo perché vogliamo la transizione ecologica e perché crediamo che la prevenzione sia il primo argine contro le malattie degli ecosistemi animali e vegetali. Ben trovati a tutti, e a tutte, bentornati ad una nuova puntata di Covadis, il programma di teleambiente dedicato all'attualità e alle tematiche ambientali. La puntata di oggi di Covadis ve l'avevamo anticipato la scorsa settimana è dedicata alla COP 29, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si è conclusa eh, a Baku in Azerbaijan, quindi faremo un po', diciamo, il il commento, il punto di quello che è avvenuto, eh, diciamo, in questa eh, COP e parleremo anche di quali possibili scenari futuri. Allora vi vado subito a presentare i nostri ospiti, è tornato in studio Mattia Ciampicacigli, direttore di Nuova Verde Ambiente. Ciao Mattia, bentornato. Bentornato, grazie, buonasera. E poi abbiamo in collegamento Carlo Buontempo, eh, direttore del servizio dei cambiamenti climatici di Copernicus. Buonasera sì. e benvenuto a Covadis. Buonasera, un piacere essere con voi. Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora Mattia, eh, iniziamo appunto a inquadrare il tema. Si è conclusa la, la COP29 di Baku in Azerbaigian, insomma due settimane trattative, però il risultato ce lo aspettavamo, insomma l'avevamo anticipato anche nelle precedenti puntate di Povadis, non, non è stato eh, quello che tutti si aspettavano, insomma i risultati sono stati un po' deludenti, a ribasso no? si, è, si è parlato. Ma intanto come si è conclusa la COP29? Con una lunghissima trattativa, plenarie riconvocate? Eh, a più non posso tra, tra sabato e domenica si è, si è conclusa nella, nella notte fra sabato e domenica notte quindi eh, tempi supplementari potremmo dire nello, nello stadio olimpico di Baku dove si teneva eh, COP29 eh, segno della difficoltà da parte delle delegazioni dei governi di eh, trovare un accordo inevitabilmente a ribasso perché questo è giudizio che non si può che dare un, una, un accordo scarso eh, che diciamo, non scontentasse più di tanto le, le parti. In realtà eh, tutte le parti tornano a casa più o meno scontente. Eh, perché? Perché potremmo dire che il, il fondo per la, per la transizione alla fine eh, ha una, una quantità di risorse, di soldi che potremmo quasi definire pochi maledetti e neppure subito, per citare Fernando Cotugno e eh, eh, ciò che ha scritto sul Domani poche ore fa. Eh, quindi è evidente che le, le parti con un ruolo anche importante giocato dall'Europa, che ha cercato di tenere un po' eh, insieme i negoziati in quest'ultima fase, eh, hanno cercato di, di trovare l'ultima possibilità per non far fallire l'ennesima Coppa. In realtà, come diciamo, la, la Coppa quello, quello che lascia è una realtà molto, molto scarsa. Parliamo di 300 miliardi eh, di, di dollari. Di aiuti in crescita fino al 2035, quindi in realtà una, una cifra nettamente al ribasso rispetto ai 1.300 miliardi che erano stati quantificati come soglia minima da parte degli economisti per il clima. Quindi, come dire, il risultato non può che deluderci. Esattamente. prima di, di andare da Carlo Bontempo, però volevo ehm, fare anche un'altra riflessione con te. Abbiamo detto che questo risultato è a ribasso, non, non è il risultato che ovviamente tutti si aspettavano. Questa COP 29 però si è svolta anche in un momento storico e geopolitico abbastanza delicato, perché contestualmente alla COP c'è stato ci sono state le elezioni americane che hanno portato alla vittoria di Trump, c'è questo insediamento no, della nuova Commissione europea che anche ha è, diciamo, iniziato in salita, ha avuto delle, delle problematiche. C'è poi anche il. La scelta de della location stessa? No? L'Azerbaigian, che è un paese che investe nel petrolio. Quindi ti voglio chiedere, mh, per quanto appunto le premesse non fossero ottimali già di questa Coppa 29, secondo te, però tutti questi elementi esterni che sono capitati, diciamo, nello stes nelle stesse settimane della Coppa, hanno comunque influito in qualche modo su questo risultato finale? Certamente sì, perché intanto mancavano alcune nazioni importanti. L'America era appena andata al voto, eh, la, la commissaria Ribera, sostanzialmente. Deve ancora ottenere il beneplacito definitivo del Parlamento europeo, eh, che era a sua volta in, in, impegnato in trattative molto difficili con la, con la presidente von der Leyen. Quindi, dal punto di vista politico, le grandi, i grandi player erano tutti un pochino azzoppati. La stessa ministra tedesca sta per, sta per scadere, sta per andare al voto la, la Germania. Nessun governo, forse con l'eccezione paradossalmente dell'Italia, poteva offrire scenari. Stabili e impegni credibili e duraturi per il futuro. L'altro tema essenziale, poi magari ne parleremo dopo, è un rapporto sempre più complicato fra l'insipienza dei, dei governi e, e la scienza. Siano essi gli scienziati del clima, ma anche gli economisti che formulano previsioni, ammoniscono da tempo, non da, non da oggi, e restano palesemente inascoltati da parte delle delegazioni trattanti, che invece preferiscono. Eh, sedersi accanto a pletore di lobbisti. E infatti, su questo lo hai anticipato, su questo tema, appunto, volevo, volevo girare la, la questione proprio a Carlo Bontempo, perché la politica sembra in qualche modo allontanare no? gli scienziati, gli studiosi che continuano a metterci in guardia su quella che è la situazione climatica mondiale, sul, sui rischi che corriamo al non intervenire, sul fatto che potrebbe essere già troppo tardi. E quindi, questo è un problema che poi va a influire sulla credibilità stessa di eventi come quello della, della COP. Sì, no, è vero, è indubbio che questo sia una, una questione reale. D'altra parte, eh, il problema del cambiamento climatico è in modo chiarissimo un problema globale, come lo è stato a suo tempo il problema, e ancora lo è a livello fisico, il problema del buco dell'ozono. E questi problemi globali eh, inevitabilmente possono soltanto trovare una soluzione attraverso un accordo multilaterale internazionale vincolante eh, in questo senso io spesso vado partecipo alla cop dove presentiamo i nostri risultati quest'anno ho deciso di non andare per cui non, non sono stato a bacco però um, in molte altre occasioni eh, partecipare a questi eventi è un po', un po frustrante può sembrare frustrante perché non si vedono eh, progressi e eh, dall'altra parte c'è questa grande kermesse eh, eh, con viaggi intercontinentali di centinaia, migliaia di persone che sembrano poco giustificati. Adesso, lasciando a, parte, lasciando a lato l'aspetto del circo intorno al, al, alla COP, l'aspetto invece importante, quello del negoziato, che coinvolge un, un gruppo limitato di persone, eh, che sono i negoziatori dei vari paesi, eh, includendo l'Unione Europea come un. un un player molto importante. Ecco, questo tipo di discussioni, nonostante la frustrazione che può trasparire, rimangono il, il veicolo a nostra disposizione per risolvere un problema che è nel suo, nel suo intimo un problema globale, che non può avere una soluzione che non, attraverso, che non passa attraverso un accordo multilaterale vincolante. Ecco eh, Mattia, quindi mh, guardando anche diciamo, dicevo eh, nell'introduzione di questa puntata di Covati, stiamo cercando anche di guardare al futuro e possibili scenari futuri. La COP29 si è conclusa, e quindi ora insomma abbiamo 12 mesi prima insomma, della prossima futura COP30, Cop che avverrà poi tra l'altro in un luogo. Decisamente più simbolico e importante, insomma, che è quello del Brasile, tra l'altro. L'anno prossimo si celebreranno anche i dieci anni dello storico accordo di Parigi. Quindi sarà una COP anche simbolicamente molto, molto importante. E quindi, diciamo, questi 12 mesi preparativi diciamo, alla prossima COP sarà anche poi il modo per verificare se davvero il mondo, i governi, i paesi sono intenzionati a evitare gli scenari climatici più catastrofici. È una domanda da un milione di dollari, me ne rendo conto, ma secondo te cosa, cosa ci aspetta? Insomma, quali scenari possiamo avere davanti? Beh, intanto il cambio di localizzazione della, della COP rispetto agli ultimi due anni, cioè prima in Arabia Saudita e poi in, eh, in Azerbaijan, due paesi fortemente esportatori di idrocarburi, petrolio, gas potrebbe rappresentare già un cambio di passo. La presidenza Lula, la ministra Marina Silva, la ministra dell'ambiente del governo Lula spingeranno molto su questo. Quindi un cambio di passo politico eh, che io mi aspetto e mi auguro sia radicale rispetto al passato. Molto probabilmente hanno, eh, hanno influenzato le presidenze delle ultime due coppe. Addirittura eh, la, la presidenza azera è stata ancora più conservativa rispetto a, a quella quella saudita diciamo, eh, non fosse peraltro che eh, sembrano scomparsi anche i flebili impegni di, di fuoriuscita eh, dal, dal carbon fossile, che almeno nel, nella formula Transition Away era, era stata adottata nel dispositivo finale di COP28 eh, a Dubai. E, quindi su questo probabilmente, e anche magari con una, con una minore influenza, speriamo, dei lobbisti tradizionali degli, eh, delle, delle fonti fossili che erano stati così presenti. Lo abbiamo detto, l'abbiamo raccontato anche, anche l'altro anno, sia a Dubai, e sia, sia quest'anno eh, a Baku. E di contrario, la presenza magari di eh, una, una più folta delegazione di attivisti per il clima eh, a Belém, dove, dove si terrà la COP30 potrebbe rappresentare un, una, una spinta diciamo, a, ad impegni un po' più concreti da parte dei governi. Certo, c'è da dire che eh, diciamo, il G20 di, di Rio, capeggiato da Lula, non è riuscito, ne parlavamo nella, nella scorsa puntata, non è riuscito a servire l'assist decisivo a Baku. Eh, proprio, proprio in sostegno di, una, di, un, di un cambio di passo radicale anche rispetto diciamo, al, agli, agli accordi di Parigi, quindi il fare il limite dell'1,5 eh, gradi di aumento della temperatura media. Eh, quindi, come dire, sappiamo bene che non si possono fare buoni, buoni accordi eh, se non si costruisce un sistema, lo dicevo anche prima. Dottor Bontempo, di relazioni multilaterali, se non vi è una fiducia reciproca fra i, eh, fra i governi. Eh, tra l'altro io penso che eh, essenziale sarà anche il ruolo della, della Cina. La Cina stessa non può essere più considerata, pur, un paese in via, in via di sviluppo. Questo è stato uno dei, eh, dei terreni di scontro diciamo, de, de, che hanno condizionato le trattative complesse di queste due settimane a Baku. Eh, se è vero, come è inevitabile, che i, i paesi ad economia avanzate, tradizionalmente eh, diciamo, produttori di, di emissioni, su di essi debba, debba ricadere maggiormente l'onere finanziario, è chiaro che la, la Cina non può sottrarsi diciamo, ad impegni via via, via via crescenti, perché è ormai sul podio, non solo come diciamo, potenza economica, ma anche come diciamo, paese emettitore di, di emissioni. So. Certo, e mh, appunto tornando, rimanendo diciamo, su questo tema dei possibili scenari futuri, voglio tornare dal dottor Buontempo perché appunto lei è direttore del servizio dei cambiamenti climatici Copernicus e eh, insomma il 2024 eh, sarà, insomma è confermato l'anno più caldo della storia da quando si è iniziato no, a misurare le temperature globali, il primo anno intero che sporrerà appunto il limite di un grado e mezzo come diceva prima Mattia Ciampicacigli, un grado e mezzo di aumento della temperatura sopra i livelli preindustriali, quindi a lei voglio chiedere, insomma, se non interveniamo, quali, quali sono gli scenari che, che ci aspettano inevitabilmente? Ma gli scenari che ci aspettano sono quelli di un, un aumento della temperatura ulteriore, e questi ci aspettano in ogni caso, nel senso che anche se gli accordi, se riuscissimo a, ad arrivare ad accordi vincolanti sulle emissioni, ad arrivare al, alle emissioni zero, molto velocemente, cosa che al momento non stiamo facendo come abbiamo visto anche da, dalla COP29 se, anche se riuscissimo eh, comunque per il, prossimo, per il prossimo decennio almeno le temperature com comunque continuerebbero a aumentare e eh, siamo, ehm, non, sia non siamo ancora, non abbiamo finito l'anno quindi non possiamo dire che questo sia successo però tutte le indicazioni in nostro possesso indicano che l'anno è stato talmente caldo negli 11 mesi eh, fino adesso, eh, che servirebbe un, un evento traumatico che non abbiamo mai visto nella nostra storia, da quando abbiamo dati, perché il 2024 non si, non si convertisse nel, nell'anno più caldo di sempre, il primo anno sopra il grado e mezzo. Per cui siamo alle soglie del, di, di passare il grado e mezzo negli accordi di Parigi, non succederà quest'anno, verosimilmente succederà alla fine del decennio, all'inizio del prossimo decennio, perché gli accordi di Parigi implicitamente indicano una, una media su vari anni, non, non basta un anno perché questo avvenga, però è sicuro che passeremo un grado e mezzo, non c'è nessuno, nessuno scenario realistico in cui questa temperatura non verrà sorpassata. E la questione è se dopo uh, aver superato questo limite riusciremo a tornare di nuovo sotto al... A, magari entro la fine del secolo. Al momento la strada sembra estremamente eh, stretta, eh, praticamente eh, quasi impossibile. E questo vuol dire che da, da adesso in poi tutti gli anni che vivremo saranno in media eh, più caldi di quelli che abbiamo vissuto fino adesso. Ed è impressionante pensando alle ondate di calore, agli incendi, alle devastazioni delle... Eh, delle precipitazioni che abbiamo visto a Valencia, ma in Emilia-Romagna o in Slovenia, in, in Cecchia o, o in Grecia nei mesi precedenti. E quest, questo tipo di eventi, come anche la siccità, diventeranno più frequenti e quindi dovremo eh, abituarci a convivere con, con, con questi eventi, adattarci ad un clima diverso. E in questo senso, secondo me, mi ricollego a quello che diceva Mattia prima, nel, nel senso che eh, per me esiste una dimensione strategica nel discorso sul cambiamento climatico. Uh, nel senso che eh, saper utilizzare le informazioni che abbiamo su quello che sarà il clima che ci aspetta diventa un, 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 una risorsa che possiamo utilizzare più o meno bene. Allora, parlavamo della Cina uh, e, del, e del come cambia lo scenario globale attuale. Beh, secondo me esiste questa, uh, queste sono opinioni personali, ovviamente non, non lo dico come direttore del servizio del cambiamento climatico, ma semplicemente riflettendo ad alta voce. Una, una, una potenza come quella degli Stati Uniti che va in una direzione di negare i cambiamenti climatici mentre eh, la Cina sembra molto più uh, propensa a utilizzare le informazioni che esistono su quello che sta succedendo beh questo potrebbe aprire uno scenario a livello internazionale abbastanza inusuale e eh, interessante eh, a, a livello anche geopolitico e strategico um, l'Europa in questo momento sembra più posizionata su su una posizione, se vuoi, eh, se vogliamo dire eh, climate smart, cioè di utilizzare le informazioni che abbiamo per prepararci a quello che ormai è inevitabile almeno per i prossimi decenni. Ecco, e, tra l'altro, Mattia, appunto, visto che tu sei direttore nuova, Verde Ambiente, vorrei anche dire a chi ci segue, visto che, insomma, Covadis è la trasmissione dell'ambiente in collaborazione con VAS, che uscirà. A breve il nuovo numero di Nuova Verde Ambiente con tantissimi approfondimenti sulla COP e su queste tematiche che stiamo affrontando oggi qui a Covadis. Sì, sì, il prossimo numero dicevi bene: avrà diciamo, diversi approfondimenti su, su COP. Eh, Italian Climate Network eh, insomma, ci ha già preparato un pezzo che racconta proprio come si sono svolti i negoziati. Avremo la posizione di Greenpeace, avremo la posizione di Vasco, ovviamente. Eh, sulla, sulla nostra rivista, un approfondimento anche sulla tempesta d'Ana di Valencia, del nostro climatologo, insomma collaboratore eh, fisso, parleremo ovviamente anche di geopolitica, con, eh, che, che cosa comporta la vittoria di Trump, prima si faceva riferimento insomma, la scelta di uscire nuovamente dall'accordo di Parigi, come già avvenuto nel 2016, il primo Trump, eh, l'impatto sull'Europa. Eh, che sta faticando a comporre, lo abbiamo detto, la Commissione europea, con veti incrociati, anche motivati tra eh, diciamo socialisti, verdi, popolari, il rischio di un allargamento verso, verso l'estrema destra, che è nei, nei fatti, eh, con voti differenziati come quello sulla legge sulle, sulle foreste, dove l'estrema destra può dettare l'agenda politica a eh, von der Leyen. Eh, già i verdi hanno, hanno detto, mi sembra, che voteranno contro. La, la commissione nella, nella, nella sua nuova composizione. Eh, i, I socialisti con la Teresa Ribera invece voteranno a favore. Teresa Ribera avrà diciamo, compiti importanti, tra cui anche insomma, eh, in, eh, in materia di clima. È evidente, la politica in questo momento non, non, non sta, è, è un player essenziale, ma non si sta impegnando come, come dovrebbe, lo abbiamo detto più volte, eh, movimenti, associazioni, opinione pubblica devono essere Sensibilizzati eh, gli spazi per correggere la rotta sono sempre più eh, stretti, mh, ce lo dicono gli scienziati, ce l'ha ripetuto anche adesso Buon Tempo. Eh, Sta a noi costruire un sistema di adattamento, mitigazione dalle politiche urbane alle, alle politiche agricole, eh, perché? Perché, perché ormai gli, gli spazi stanno diventando sempre più complessi. Si tratta di fenomeni globali complessi. Tra l'altro l'Italia al centro del Mediterraneo è un hotspot climatico su cui eh, si riverseranno nei, nei prossimi anni, nel, nel prossimo decennio, cause eh, e, eh, e conseguenze del eh, cambiamento climatico con l'aumento di fenomeni siccitosi. Lo stiamo vedendo anche in queste settimane. Eh, prima in Sicilia, in, ehm, diciamo. In Basilicata, anche nelle ultime, negli ultimi giorni, con il razionamento dell'acqua in provincia di Potenza. A questo penso che dovremo dedicare anche spazio nelle, nelle prossime puntate. È, è chiaro che la popolazione comincia a toccare con mano il cambiamento climatico, gli effetti degli, degli eventi estremi, però convincere l'opinione pubblica, eh, diciamo, di, di cambiare comportamenti, di, di responsabilizzarsi, di lavorare collettivamente ad, ad un cambio dei. Eh, del, dei modelli e dei paradigmi di produzione e consumo rappresenta la sfida del, eh, del prossimo decennio e probabilmente aiutare anche nella, nella comprensione oltre che, oltre che nel tatto diciamo di, di ciò che avviene tutti i giorni può secondo me rappresentare un, un elemento importante eh, trasmissioni come, come, come questa eh, e... Articoli, approfondimenti anche sul, diciamo, sulla, sulla nostra rivista, vogliono contribuire nel piccolo a, ad alimentare questo dibattito. Infatti, infatti, avevamo anche eh, raccontato insomma la, e continuiamo a raccontare anche no, le manifestazioni per il clima che. Eh, insomma, continuano a, a esserci e che continuano a portare avanti questo, questo messaggio. Abbiamo avuto ospiti anche, insomma, un rappresentante dei, dei Fridays for Future. È interessante, diciamo, in conclusione, magari rimarcare questo passaggio che ci spiegava anche il dottor Bontempo, che è, come, che è quasi paradossale, mi verrebbe da dire, perché il clima. Come stiamo dicendo, diciamo, la politica tende quasi a ostracizzare questa tematica, non affrontarla in modo eh, proprio, diciamo, eh, considerando appunto l'emergenza le, a cui andiamo incontro, in cui di fatto già siamo, però poi dall'altra il clima va in qualche modo a ridisegnare il puzzle no, delle eh, anche delle alleanze, no, degli equilibri eh, geopolitici. È una situazione, insomma, un po' paradossale. Sì, è così, ma perché, perché è chiaro che è sempre più, più difficile, eh, diciamo, convincere soprattutto le, le fasce più deboli delle, della popolazione che, eh, che sia necessario lottare per, eh, per diciamo, un, un cambio di paradigma. Quello che, che dobbiamo fare, ma lo abbiamo detto anche tante volte, è evitare che si scarichi sulle fasce più, più deboli delle popolazioni, dei paesi, dei, dei territori, il costo della, della transizione ecologica. Eh, questa è la, è, la, è la grande sfida che uh, attiene alla, alla politica e a, al governo di fenomeni inevitabilmente uh, complessi. Gli scienziati da soli, senza un'alleanza un con la società civile organizzata, con i movimenti e gli attivisti, rischiano di restare cantori, diciamo, delle, delle disgrazie spesso percepite come, come lontane. Ora magari meno, perché è chiaro che, che l'evento estremo appunto, viene, viene, viene visto, spesso ci sono anche un numero di, di, di vittime eccessivo rispetto alle, alle previsioni. Abbiamo visto la, la tragedia di Valencia, oltre 200 morti nel, nel centro commerciale. È chiaro che diventano fatti e, e disgrazie quasi di natura quotidiana. Davanti a questo, probabilmente si può, si può reagire in due modi: negare, sempre meno. Mi sembra che i negazionisti, almeno nelle opinioni pubbliche, comincino a calare. Io non credo che tutto il voto per Trump sia composto da negazionisti, intendiamoci. Eh, penso che, che, che ci sia anche una, una larga parte di popolazione che fatica ad informarsi, mh, si è impoverita, perché è chiaro che guerre e inflazione mordono, mordono i portafogli, mordono il bene, quel poco di benessere che, che un pezzo di ceto medio aveva fino a poco tempo fa. E <ride> Quindi è evidente che eh, riconvertire... I propri stili di vita rischia di, di non essere un'immediata un un aspirazione per le, per le fasce più povere. Eh, la politica deve accompagnare con eh, finanziamenti questo, questo processo, eh, altrimenti non, non troveremo alleati utili in questa battaglia. Invece io penso che una, un, un sano fronte ecologista debba porsi questo problema prima di ogni altra cosa. Ecco, visto che siamo quasi in chiusura, volevo fare un'ultima un battuta, un ultimo passaggio col dottor Bontempo. Insomma, stiamo dicendo che inevitabilmente ci saranno eh, sempre più eventi meteo estremi, li stiamo già toccando con mano. Abbiamo visto Valencia, l'Emilia Romagna, gli eventi siccitosi di cui parlava Mattia poco fa. Quindi ecco, le voglio chiedere: questo inevitabile aumentare no, eh, quantitativamente di questi eventi che saranno sempre più violenti, mh, ci aiuterà forse a capire, eh, a invertire la rotta, come diceva Mattia, ad adattarci in qualche modo e quindi a modificare lo, il nostro stile di vita? Io spero di sì, perché quello che è chiaro è che eh, quello che dicono gli scienziati non, non funziona, nel no? senso che gli scienziati hanno detto. Che il clima stava cambiando per alcuni decenni, e, e come società non siamo stati in grado di utilizzare questa informazione e, e in modo sufficiente per uh, cambiare rotta. Per cui eh, gli scienziati non funzionano, fanno un po' gli uccellacci del malaugurio, che continuano a, a raccontarci delle tragedie che verranno. Um, e forse è un po' per come siamo fatti noi come esseri umani, non, siamo, non ci fidiamo dell'esperto che ci dice qualcosa. Però stiamo, io credo, e qua di nuovo parlo di cose di cui non sono un esperto, però io credo che come, eh, come umani siamo abbastanza bravi a reagire al pericolo quando lo, lo tocchiamo con mano. Per cui eh, sfortunatamente penso che sia molto più efficace eh, una tragedia, una serie di tragedie, purtroppo, di quanto non lo sia eh, ascoltare e utilizzare i nostri dati. Però questo ehm, spero che porti a un consumo più uh, razionale delle informazioni che abbiamo. In questo senso la scala strategica è la scala importante, cioè la discussione sul cambiamento climatico uh, non soltanto in termini di etica e di responsabilità e di morale, ma in termini utilitaristici. Sappiamo qualcosa che sta succedendo, sappiamo che qualcosa diventerà più probabile e sappiamo in larga misura quali sono uh, i, i meccanismi e i driver di questo cambiamento. Beh, questo ci dà un qualche controllo di quello che potrebbe essere il futuro e penso che come società dovremmo essere più in grado di come siamo stati fino adesso di utilizzarla. E allora, eh, visto che siamo proprio in chiusura della trasmissione, voglio ringraziare ovviamente Carlo Bontempo, direttore del servizio dei cambiamenti climatici di Copernicus, per essere stato nostro ospite a Covadis. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Buon pomeriggio. Grazie, ringrazio ovviamente Mattia Cianpicacigli, ricordo il nuovo numero di Nuova Verde Ambiente che uscirà a brevissimo, invito tutti a leggerlo, ringrazio tutti voi per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Covadis qui su Teleambiente e a tutti voi un buon proseguimento.